Mauro Plescia, commissario della Lega per Marsala, redattore del codice etico per la Lega Sicilia. Chi aderisce alla Lega in Sicilia deve sottoscrivere il codice etico che lei ha redatto. Da dove nasce l'esigenza di redargire il codice etico? L'esigenza nasce intanto da una richiesta che è stata fatta dal nostro segretario regionale, il senatore Stefano Candiani. L'esigenza è quella di entrare in maniera credibile all'interno di un territorio molto complesso e particolare come quello della Sicilia. L'esperienza della Lega di Matteo Salvini a livello nazionale doveva entrare in Sicilia con una certa credibilità, e per far questo bisognava dare delle linee precise di comportamento sia per gli iscritti sia per i rappresentanti nelle istituzioni. Il codice etico è diviso in diverse parti, ci sono due grandi parti. Diciamo che possiamo parlare di linee guida. Le linee guida da una parte cercano di bloccare, di fermare tutte le persone che vorrebbero entrare in Lega ma che hanno un passato poco chiaro, magari con delle condanne pesanti alle spalle e che pensano che la Lega possa essere un treno su cui salire in corsa. Queste persone vanno fermate subito. Poi c'è una parte del codice etico che è una parte più attiva, che parla di comportamenti auspicabili sia da parte degli iscritti che da parte dei rappresentanti, in cui le ragioni dei territori sono messi al primo punto. Noi siamo una grande regione, siamo una grande terra, la Sicilia. Veniamo da una tradizione molto antica, che è quella greca. Pensi i greci? Pensavano che la politica fosse risolvere i problemi della città e puntare alla felicità delle persone. Quindi per i greci il fine più alto della politica era il benessere delle città. Questo è nel DNA della Lega. Fin dalla nascita la Lega si pone come quella forza politica che dà voce alle città, voce ai cittadini, che non parla di patrie metafisiche ma parla di cose concrete, a partire dai bisogni delle città e dei cittadini che abitano le città. Per fare questo bisogna formare una classe politica che non si forma dall'oggi al domani e che quindi ha bisogno di entrare all'interno di binari precisi, di binari comportamentali molto precisi. La Sicilia è pronta per il nuovo corso della Lega? Beh, la Sicilia è pronta e la Sicilia ha bisogno del nuovo corso della Lega. E il risultato che la Lega ha ottenuto da quando il nostro commissario regionale ha preso le redini del partito in Sicilia è straordinario. Abbiamo avuto delle ottime affermazioni nella tornata amministrative pre-europee, abbiamo avuto una straordinaria vittoria alle europee. Adesso aspettiamo la prossima tornata amministrativa. E sicuramente è pronta per un motivo, perché la Lega è innanzitutto buon senso e buona amministrazione. La nostra grande patria siciliana è abituata a politici che non hanno mai messo al centro quel focus sul benessere delle città. Abbiamo bisogno di siciliani leghisti che facciano i bisogni dei siciliani, quindi abbiamo bisogno di una Sicilia leghista. Ben venga una Sicilia leghista. Rispetto alle vecchie posizioni della Lega di Bossi? Le vecchie posizioni della Lega di Bossi, tutti noi viviamo una fanciullezza ed un'adolescenza, poi arriva l'età adulta e l'atteggiamento che l'adulto ha nei confronti della propria, nei ricordi della propria adolescenza, deve essere un atteggiamento maturo. Poi voglio fare una domanda, che è una domanda costruttiva, spero. Quando Bossi o la vecchia Lega di Umberto Bossi parlava di parassitismo di una certa classe meridionale, beh, quei parassiti non sono forse anche i nostri nemici e lo sono ancora oggi? Le persone che succhiano il sangue del popolo siciliano
e del popolo meridionale, non sono forse anche i nostri nemici? Poi un'altra cosa, io a tutte le polemiche che si fanno sulla questione dei meridionali, qua meridionale, io non mi sento meridionale, io sono siciliano e la Sicilia è al centro del Mediterraneo, io non sono meridionale di nessuno. La prossima primavera si voteranno le amministrative di Marsala. La Lega, come in tutti i paesi in Italia, probabilmente sarà protagonista anche a Marsala. Indiscrezioni fanno percepire che la Lega sta preparando una lista forte. Tra le tante cose, poi c'è stato anche un passaggio della sua presenza che ha messo un po' di ordine in segreteria comunale, appunto. Ecco, cosa c'è di vero, come vi state muovendo? Ma ho messo un po' di ordine, sicuramente stabilire chi sta fuori dai perimetri quando non c'è un perimetro delineato è difficile. Io sono arrivato a Marsala quando il nostro commissario regionale aveva già dato delle indicazioni molto chiare, per cui per me è stato facile mettere insieme le varie anime, i vari componenti, diciamo, della Lega a Marsala. Per quanto riguardo la lista, sì, stiamo raccogliendo richieste di candidatura da parte di molte persone, e la cosa che mi fa particolarmente piacere è che queste persone non vengono soltanto dalle città, ma sono anche espressione delle contrade e dei territori. Quindi il nostro obiettivo sarà quello di dare almeno un candidato per ogni zona di Marsala. Questo è il nostro obiettivo dichiarato. Ecco, in merito a un'eventuale candidatura a sindaco, già a quale coalizione vi state muovendo? Avete già qualche idea? Noi abbiamo, il 13 novembre abbiamo creato un'alleanza di centrodestra. È stato un primo passo, perché poi a questa alleanza si sono uniti, diciamo, alla prima alleanza che era fatta da Diventerà Bellissima, Lega e Fratelli d'Italia, si sono unite diverse liste civiche, si è unita Forza Italia, che ha aderito subito dopo la nostra iniziativa. Stiamo lavorando sia sul piano comunale sia sul piano provinciale, con grande sinergia, e stiamo sicuramente vagliando tutte le possibilità affinché il candidato sindaco, che sarà espressione del territorio, quindi sarà espressione delle forze politiche cittadine e della coalizione di centrodestra allargata alle liste civiche cittadine, deve essere necessariamente un candidato sindaco che dia garanzie di efficacia, quantomeno di efficienza e di lealtà. Ecco, se ci sarebbe un'eventuale candidatura di Ombra? Io credo che la candidatura di Ombra non è all'ordine del giorno per la Lega Marsala. Io ho sentito vari articoli dove Salvatore Ombra sembra essere deciso a candidarsi, non so se siano vere queste. Con me non ha mai parlato Salvatore Ombra, quindi per quanto mi riguarda la candidatura di Salvatore Ombra non è all'ordine del giorno al momento.